Come creare i report epigenetici? Saprete già perché la mappatura epigenetica è essenziale per ottimizzare il benessere e perché, dopo il primo report, sono necessari un secondo, un terzo e un quarto a intervalli di 90 giorni. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a rimuovere i 3 coperchi protettivi trasparenti. Non mettete S-Drive direttamente sotto la luce fluorescente o alle lampadine a risparmio energetico. Le lampadine normali e quelle a LED vanno bene. Collegate S-Drive con il cavo e estendete il cavo ad almeno 50 cm dal PC o da qualsiasi altro dispositivo elettronico. Le fasi per creare i report sono le seguenti. 1. Fate accomodare il cliente. Rimuovete, sia voi che il cliente, tutti i dispositivi elettronici, inclusi orologi e gioielli. Cliccate sul logo del Cell Wellbeing e appare la schermata iniziale. Dopo l'apertura del programma, cliccate su Nuovo cliente, in alto a sinistra della pagina. Compilate tutti i dettagli del cliente, compresa l'email, che vi servirà in seguito. Mettete i guanti in lattice e pulite con una salvietta antibatterica la bobina dello spettro S-Drive, la piastra di schermatura trasparente e dopo asciugate con fazzoletto asciutto. Inoltre, fate questo anche alle punte delle pinzette speciali. Chiedete al cliente di chiudere gli occhi e di concentrarsi sul primo colore che vede ad occhi chiusi. Questo è importante perché aiuta a rilassare la mente e il sistema nervoso. Mentre il vostro cliente inspira un respiro profondo e si concentra sul colore, dividete i capelli dal centro, nella zona occipitale del cranio, appena sopra la nuca. Posizionate la pinzetta vicino al cuoio capelluto. Afferrate almeno 4 capelli e le loro radici e tirate con un movimento deciso verso il basso. Poi posate i capelli con le loro radici al centro dello spettro e copriteli con il coperchio trasparente. Cliccate sul pulsante Scan, visibile sotto i dati del cliente. L'operazione è da effettuare entro 3 minuti dal prelievo dei capelli. Se il processo viene interrotto, in questo caso per l'indirizzo email errato, correggete e premete nuovamente Scan. Attendete il completamento del processo di scansione. Successivamente, se avete una buona connessione internet, cliccate su Invia subito. O se la connessione è scarsa, cliccate su Salva e Invia dopo. Selezionate il tipo di report e la lingua preferita e se siete d'accordo con le condizioni, cliccate di nuovo. Arriverà un messaggio che vi informerà quando le informazioni digitalizzate sono state inviate in Germania. Quando il report vi sarà restituito, sarete avvisati da un suono. Questo avviene di solito entro 15 minuti dall'invio dei dati originali. Potete recuperare il report in seguito aprendo l'icona dei report e scorrendo verso il basso fino alla voce Report non visualizzati. Cliccate sul report desiderato. Il report personalizzato può anche essere inviato all'email del cliente cliccando sulla stessa icona di prima, scorrendo ancora una volta verso il basso fino a Report visualizzati. Evidenziate il report appropriato. Scorrete fino alla voce Email report ai clienti. Controllate l'email e premete invio.
raccogliete i capelli e restituiteli al cliente. Infine, pulite con una salvietta antibatterica la bobina dello spettro, le punte della pinzetta e asciugate con un tessuto asciutto per rimuovere eventuali sbavature. Ora siete pronti per effettuare il prossimo report di ottimizzazione del benessere cellulare.